maestrina pagò con la solitudine il suo amore impossibile. Vedendola seduta davanti ai giudici che l'ascoltavano con espressione severa, sembrava impossibile pensare a lei come la donna che aveva incendiato di passione Francesco Luzzo, soggiogandolo, dominandolo, arrivando perfino a istigarlo a uccidere la moglie. La povera Domenica Angela Azzas, unico ostacolo alla loro travolgente passione. Sì, sembrava proprio impossibile credere alle parole dell'accusa, che la dipingeva come l'ispiratrice del delitto, pallida, quasi diafana. Margherita Sequi sembrava fragilissima e lontanissima, infagottata in pesanti abiti scuri, pareva più un malinconico personaggio da melodramma che la cinica e spietata Maliarda dipinta dal pubblico ministero. La curiosità morbosa della gente la schiacciava, impietosa per il suo dramma umano ed esistenziale. Quella curiosità invadente si nutriva della sua dolcezza triste e delle sue lacrime silenziose. Perché lei, in questo giallo borghese, rispondeva a un ruolo quasi letterario. Era una semplificazione dell'immaginario collettivo. Margherita Sequi veniva da una tranquilla famiglia borghese di Orani, aveva studiato a Sassari in un collegio di suore e aveva poi cominciato la faticosa gavetta delle supplenze. A 21 anni arrivò a Noragugume, paese di tristi pietre scure, e qui incontrò Francesco Luzzo e il proprio destino. Quando il suo ex amante, davanti ai giudici della corte d'assise, ridusse la loro relazione a un'avventura, involgarendo tutto, reagì con un pianto sommesso, ferita e offesa, e non dando retta ai consigli degli avvocati, scelse di difendere la sua dignità di donna. Il rapporto con Francesco ha impegnato anche il mio sentimento. Non sono andata con lui per fare un'escursione sentimentale, come è stato detto qui. No, signor Presidente, non sono stata travolta dai sensi, mi creda, sono stata invece spinta dall'affetto. Io volevo davvero bene a Luzzo. Le bugie dette in istruttoria era solo un tentativo disperato di nascondere la mia relazione e di essere trascinata nello scandalo, confessò in corte d'assise. La giustizia la frugò nella sua vita e persino nella sua anima. Il motivo? Tecnicamente si dice per delineare la personalità dell'imputata, ma si andò molto oltre ogni limite immaginabile. Perfino una sua lettera privatissima, dal contenuto amaro e dolente, venne intercettata, sequestrata e letta in aula. I sentimenti più nascosti e più intimi vennero così dati in pasto alla curiosità della gente e dei mezzi di informazione. Margherita Sequi fu senz'altro una vittima, sicuramente fu vittima di un perbenismo provinciale falso e bigotto, pettegolo e velenoso. Condannata in primo grado a 23 anni, fu assolta in appello e poi di nuovo condannata. Nel 1972 la Corte d'Assise d'Appello di Roma la assolse definitivamente e lei svanì nel nulla, perdendosi in un anonimato che cercava quasi con disperazione. Il suo nome tornò alla ribalta della cronaca quando nei primi anni Ottanta il figlio Davide, nato dalla relazione con Luzzo, morì in un incidente stradale. Poi tornò nell'ombra e poco tempo fa si congedò silenziosamente dalla vita. Nel 1985, dopo quasi 25 anni, è tornato in libertà per buona condotta. Da quel momento e fino ad oggi l'ex ergastolano Francesco Luzzo è stato l'avvocato e il detective di se stesso. Alla fine, la testardaggine del Fenaroli sardo, come i giornali lo chiamavano negli anni 60, ha vinto. Le nuove prove hanno convinto la magistratura a ordinare la revisione del processo, dove fu condannato per uxoricidio. Il Fenaroli sardo ha 70 anni, ma ne dimostra 10 di meno, magro.
alto rispetto ai sardi della sua generazione. Ha gli occhi castano chiaro, non è molto diverso dalle vecchie foto in manette. Col caso Fenaroli, quello di Francesco Luzzu, aveva qualche analogia. Un uxoricidio col marito accusato di essere stato il mandante. Un'accusa fondata solo su indizi. Ma legare le due vicende è soprattutto il clima dell'epoca. Qualche anno prima il caso della morte di Vilma Montesi aveva risvegliato, senza pagare del tutto, il gusto dei più morbosi tra i perbenisti. Quando si scoprì che la maestra elementare Margherita Segui, amante di Luzzu, era incinta, così come la giovane moglie e vittima del delitto, Domenica Angela Azzas, si ritenne di aver trovato il movente, una storia di sesso e sangue. I nomi dei luoghi dove era avvenuta, Borore, Nora Gugume, piccoli paesi di pietre scure nel cuore della Sardegna, non furono sufficienti a indurre magistrati e cronisti al dubbio. I primi 2 anni e mezzo li ho trascorsi in totale isolamento. Non sapevo nulla di quell'inchiesta, non potevo difendermi. Non sa che sul suo caso si è scatenata la stampa e tutti lo chiamano il Fenaroli sardo. A Porto Azzurro conobbi Giovanni Fenaroli, mi prendeva in giro. Tu sei il Fenaroli sardo, mi diceva, come per sottolineare che io ero un Fenaroli minore. Mi ha fatto molta pena la sua morte. Non so se fosse colpevole o innocente, ma non era il cinico che è stato dipinto. L'ho anche visto piangere. Durante l'istruttoria la teoria del complotto xericida si arricchisce. Vengono arrestati il padre, il colonnello Luzzu. Lo accusano di aver assoldato i killer, che però non saranno mai individuati, per tirare fuori dal guaio della doppia paternità il figlio scapestrato. Finisce in cella anche la maestrina. La sentenza finale è l'ergastolo per Francesco Luzzu, 21 anni per il padre, che uscirà dal carcere nel 1977, 87enne, e morirà un anno dopo di crepacuore. Ma cosa ha scoperto il detective Luzzu? L'ex ergastolano non vuole svelare tutte le carte della partita della sua vita, ma alla fine accetta di spiegare qual è l'elemento che più di tutti deve aver convinto i giudici della Corte d'Appello di Palermo, competenti a valutare le domande di revisione provenienti dalla Sardegna, a ordinare il nuovo processo. L'ho trovata alcuni anni fa, nell'ufficio di Stato Civile. Mi occorrevano i documenti per sposarmi con la donna con la quale mi sono rifatto una vita. Era necessario il certificato di morte di Domenica Angela. Non credevo ai miei occhi quando l'ho letto. C'è scritto testualmente: è morta nell'ospedale civile di Ghilarza alle ore 23 e minuti 30. Sembra davvero impossibile. L'accusa era fondata sul presupposto che la donna fosse stata uccisa altrove e portata già morta sul luogo dell'agguato. Un documento di stato civile, mai acquisito agli atti del processo, dimostra che morì in ospedale. E tutta l'ipotesi accusatoria si fondava su un presupposto sbagliato. Che senso avrebbe avuto ferire la donna e portarla ancora viva nel punto dove l'avrebbero ritrovata i carabinieri? Col rischio che si salvasse e raccontasse tutto. Sembra impossibile, sorride amaro l'ex Fenaroli sardo. Può sembrarlo solo a chi non ha un ricordo preciso di cosa fu quel processo. Ero accusato di omicidio, ma mi giudicavano per adulterio. Non si parlava quasi mai del fatto, ma si scavava nella mia vita privata. Ero un playboy cinico, un ragazzo viziato. In realtà avevo una vita libera e tutti lo sapevano, anche mia moglie. Ho sempre pensato che dietro quei 2 attentati ci fosse qualcuno a cui avevo pestato i piedi in amore. Luzzu ha un torto imperdonabile. Non è un personaggio simpatico. Inoltre, nel 98, Giuseppe Puddu, criminologo, riprese in mano quei documenti. La tecnologia gli consentiva osservazioni al computer impossibili negli anni 60 e 70. Si accorse così che il nero delle ferite era illuminato da frammenti di cristallo. Queste particelle provenienti dal vetro della Fiat 1100 di Luzzu dimostrerebbero che la donna venne colpita dai pallottoni nell'auto e non in un altro luogo, come sostenuto dall'accusa, confermando così la versione dei fatti che il ragioniere aveva dato sin dal primo momento. Dal primo esame non potevano risultare, dice il perito,
perché il medico legale aveva visto Domenicangela Azzas in ospedale quando era già stata ripulita. A documentare l'accaduto restavano solamente le fotografie. Francesco Luzzo non si arrese, aiutato da Bianca Maria Scanu, una cagliaritana conosciuta per corrispondenza e sposata durante la detenzione nel carcere di Porto Azzurro. Tanto il tempo passava e nel 1985 il padre era morto da 7 anni, uscì per buona condotta. In effetti non l'aiutarono né la relazione extraconiugale né la negazione della stessa attraverso quella frase che fece epoca: «La segui? Un'escursione sessuale», da portare avanti fino a quando non si fosse rifatto delle spese sostenute per l'avventura. Senza dimenticare che un testimone rivelò ai giudici una confidenza negata da Luzzo: il ragioniere cercava sicari. Non solo, Luzzo avrebbe detto all'amico che l'agguato al quale era sfuggito, sempre in compagnia della moglie, sempre al bivio per Borore, il 20 giugno precedente, era purtroppo fallito, ma ormai l'affare era concluso. Luzzo ha sì presentato una serie di perizie credibili, ma non ha mai prospettato alcun movente alternativo per l'omicidio della moglie. Il colonnello, che quando venne arrestato aveva 74 anni, aveva più volte detto al figlio: «Ci saresti dovuto rimanere in quell'agguato». Si riferiva ai guai che aveva causato il matrimonio non approvato con Domenicangela Azzas e la relazione con Margherita Segui, ma sono frasi lontane. Cadde in una calda notte di luglio il sogno di una serva diventata padrona. Ragazza mite e discreta, conquistò subito le simpatie della padrona di casa, la signora Elisabetta Scarpa, tanto che quando la madre di Francesco Luzzo morì nel 1954, lasciò a Domenicangela una consistente somma di denaro. Un fratello, principale accusatore del cognato, ucciso in una faida. Toneddu il Bello, Azzas. Un altro, con tanti anni di carcere alle spalle, perché uccise per vendicare la morte del fratello Toneddu. Le nipoti di Domenicangela ci raccontano storie dimenticate. Ci hanno sempre detto questi zii benedetti: dimenticate, dimenticate. A me, che ero la più grande, non hanno mai voluto raccontare la storia di Borore, solo di una zia che era bella e venne uccisa, sì, ma come in un mistero. Mi raccontò tutto una suora in nave una volta. Seppe che mi chiamavo Azzas e mi disse di aver visto Domenicangela in ospedale a Ghilarza, priva di vita, di conoscere ogni piega del processo. Ma i parenti, niente. Non mantenza sodio, era l'insegnamento. Così, in tutti questi anni, questa famiglia sadilese aveva faticosamente dimenticato, e il paese con loro. La più piccola della famiglia, figlia di Salvatore, si chiama Domenicangela. Il padre dice non sapeva nulla dell'origine del suo nome. L'ha scoperto a scuola quando Luzzo si ripropose sui giornali. Tornò a casa arrabbiata, sconvolta. Ci fece sentire in colpa. Adesso? Adesso che la verità resta in piedi, saprà di una zia che aveva il suo nome, una senza colpa, uccisa dal marito che ha pagato.